Hola luchadores e osservatori di anziani che osservano i cantieri, ben ritrovati dal vostro Silver che come ai vecchi tempi ha sbagliato menù. Ok, dopo questo euforico via libera, euforico saluto, abbiamo il via libera, ce la posso fare a formulare una frase di senso compiuto? No, ma chi se ne frega. Possiamo salire la scaletta, stando molto attenti al fatto che ci siano delle sorpresine in giro anche qui. E lo so bene che da qualche parte c'è ancora qualche sorpresa. Qua non hanno cambiato le cose, perfetto. Voilà. E qui tra poco troveremo, oltre che una sorpresa veramente fetente, perché è una sorpresa veramente fetente, ma troveremo soprattutto eccolo qua. Il falò! Il tanto agognato falò, l'ultimo falò della zona. Qui troveremo questo simpatico giuingiuilino, che è una pietra magica per due, cose che ho appena finito di vendere a Gavlan. Pupazza la Eva. Ok. E ora, signore e signori, cerchiamo di andare molto cauti e cacchiuti, perché sto tizio ci saluta. È uno spirito bianco, ci guida, ci aiuta, ci vuole bene, ma vaffanculo, perché si avrebbe piantonato la sua alabarda nel sedere, perché come vedete è un simpaticissimo mob, ha lo strafottuto vizio di curarsi come un vigliacco e di scappare come un dannato. Ah, che cacchio sto facendo? Esatto, il tizio si nasconde e si cura come un macaco in calore. È veramente stronzevole. Fa sempre lo stesso giro, perché fa sempre lo stesso giro. Però è veramente stronzevole, perché si cura davvero tantissimo. Però noi non lo temiamo in fase di cura, perché il nostro intento è quello di riuscire ad avvelenarlo per poi prendercela con lui in maniera veramente vigliacchevole, perché il ragazzo sa fare del male, ve lo garantisco che sa fare del male, ma credo che abbiate già notato qualcosa del genere. Ok, tutto ciò è veramente basilare. No! Ecco, era meglio se usavo quella suprema. Oh, Gesù è riuscito a curarsi di nuovo. Di nuovo. Ah. Ok. Cerchiamo di riuscire a curarci pure noi. Vai, becchilo! No! Porca trota! Oh, Dio mio! Sto tizio è veramente, veramente odioso, Come vi dicevo, è una delle cose più geniali che la From abbia fatto, però è un dannato pezzo di sterco, proprio a pallina di pupu. È qui e si è curato di nuovo. Aia. E il problema è che sto ragazzo ha tanta di quella stamina da fare schifo. Vai, perché non corri più? No, vaffanculizzati, figlio di buona donna! Non sapete che soddisfazione è aver fatto fuori sto imbalsamatore di... Salve a tutti dal vostro Silver, che è improvvisamente tornato di buon umore! Anche perché lui non rispona. Questa cosa ci rende molto molto felici. Probabilmente c'è anche un modo più intelligente, veloce, rapido per farlo fuori. Io non lo conosco e quindi non l'ho fatto. Però sono soddisfatto perché ci sono comunque riuscito alla prima botta.
Allora, di qui non c'era niente di interessante. Di qua c'era solo lui che praticamente noi arrivavamo magari in questo vicolo inutile e lui ci sifonava. No, ecco, il suo scopo era quello di inzupparci allegramente il biscotto nelle spalle mentre tiravamo questa leva che avremmo dovuto tirare per forza. Voilà! Va che bello! Sono bei momenti, eh! Perfetto! Guarda. Facciamo che scendiamo la scalina. Intanto mi stavo ingozzando col singhiozzo. E andiamo a trovare il secondo personaggio simpaticissimo di questo DLC. Il secondo simpatico personaggio di questo DLC è esattamente sotto le nostre zampine, che non so se si è notata la gelida manina. Non so se l'avete riconosciuto. Non è impossibilmente impossibile, però vi garantisco che se voi vi lanciate l'inseguimento del White Phantom, vi garantisco che è veramente una piaga disumana arrivare qui. E vabbè, è inutile che stiamo a cincischiare. Amo da farlo, famolo. Allora, vediamo se lui è avvelenabile. È il mob più grosso che si sia mai visto in un Souls, perché qua non è considerato boss, nonostante ci richiami alla mente un simpatico panzone buon tempone che abbiamo già combattuto in passato. La domanda è avvelenabile? No, non è avvelenabile. Perfetto, benissimo. Quindi la mossa ninja sarà quella di correre allegramente fuori dalle biglie. Voilà. Perché lui è un simpatico gigione, dopo tutto, non possiamo volergli del male. È comunque un esseruncolo molto sofferente che ha avuto dei trascorsi molto difficili e soprattutto è stato licenziato dall'Esselunga. Ok, Silver, tu fai il cretino, vai avanti a fare il cretino, mi raccomando. La cosa più importante sarebbe stata correre in questo vicolo, salire e aprire la shortcut, zio Perugino. Non ho zia Perugia, lo so, però fa niente, almeno mi sfogo arrabbiandomi con qualcuno, qualcosa, e che non me la prendo col Molise. Allora, la cosa perlomeno bella è che avendo scatafottuto Ciccio Pasticcio e il suo bianco posticcio, possiamo vedercela simpaticamente solo con questi tre invocatori di Bresaole e poi tornare giù. Quindi va da sé che non è difficilissima la cosa, eh. Ok, bravissimi, andate avanti così. Facciamo pochissimo danno. Facevamo bene a incappellarci da drughi. Lo so che si dice Durgo, ma io continuo a chiamarlo Drugo perché mi fa ridere. Quindi non vogliatemene. E ora muorilo, tu essere boschivo che sembri uscito da un racconto di Edgar Allan Poe. Quello padano, sì, il Poe. Lo so che questa battuta è vecchia, però è in giro da un po', lo so. Come sentite, ci sono i ricciocchi, i brillocchi, quei cosi infagiolati là sotto, che stanno rotolando parpasellamente. E noi vedremo di imbatterci in uno solo di essi. Mi stavo chiedendo, ma se io metto uno scudo un pochino più sensato, o quantomeno un anello che protegga dal sanguinamento e soprattutto un'arma più leggera, in modo da... Va bene, vedrò di rivedere il mio set fra poco. Ok, siamo al sicuro? Sì, benissimo. Non ci caca nessuno. Chi ti caca? Nessuno. Va bene, allora. Quello che intendevo io è mettere una cosa tipo scudo a torre, appeso a un quintale per nulla. Uffa. Mettiamo un'arma più leggera per muoverci in maniera più rapida. Ok. E magari, visto che comunque sia, i giganti li troveremo poi, togliamo un filino di resistenza e mestiamo questo qui e questo qui. Ok, nini e basta.
Diamo un'armatura un filino più resistente al sanguinamento. Vabbè che tanto in, nei Souls le armature sono una cosa dannatamente relativa, eh. Cambia poco. Addirittura questo vestito di stracci ripara più di un'armatura. Va bene, restiamo perplessi nel nostro io e andiamo a farcela allegramente così. Allora, possiamo, visto che il demone della cupidigia surgelato non è poi così importante da combattere, possiamo attirarlo. Ok, grazie, grandissimo, sei il migliore, numero uno. Ci metteremo tipo 6 anni a scassarlo così, vero? Tant'è che mi sembra di sentire che i ricci arrivino comunque. Allora, cominciamo a recuperare le nostre anime. Poi. Vaffanculizzati, corri. Diavolo di un silver, corri. Non mi ricordo se era di qui o di là. Porca, porca. Che culo! Infame! No, no. Li odio, li odio, li odio, li odio. Ve l'ho detto che li odio? Ok, demone della cupidigia. Adesso il silver può prenderti un filino più sul serio. Allora, prima cosa. Prima cosa. Andiamo ad aprire la shortcut. E stiamo attenti perché ce n'è un altro. So che ci sei da qualche parte. Ok, apriamo la porticina. E questa è la shortcut che ci porta esattamente lì. E voi direte, sì, per sfuggire a un riccio ti infili in un buco con 6 ricci. Sì, mi infilo in un buco con 6 ricci. Allora non vi siete mai infilati dei ricci in buchi. Vabbè, ok, non voglio sapere niente. Non ve l'ho chiesto assolutamente. Fate finta di niente. E ora vediamo di metterci in una posizione vantaggiosa per scassare Ciccio Pasticcio. Ok. Mi fa tenerezza, poverino. Mi fa tenerezza. Però anche schifo, quindi le cose si sommano un pochino. Vai, fatti, fatti più in là. O fate scassare. Sì. Poi, guarda, puoi andare allegramente nel vomituar. Oh, Cicci, non ci speravi tu di arrivare fin qui, Facciamo più male con le frecce. Anche se non lo avveleniamo. Anche se sono convinto che sia solo molto resistente al veleno. Ne potrei scoprire quanto prima che comunque sia è avvelenabile. Non so perché, ma sono fermamente convinto di questa cosa. E lo scopriremo quando oramai sarà comunque già defunto di suo. Tipo adesso. No, sarebbe stato divertentissimo, vero? Ok. Va fatto fuori solo per recuperare queste cosine. Adesso poi vi farò vedere che l'anello che è la cosa che ci droppa lui. E voilà. È come un supermercato molto ricco di convenienza. Un randello grande più 8! Avevo proprio voglia di tirar fuori il mio randello più grande. Non lo possiamo usare, vero? Voi fate finta di niente, Sì che lo possiamo usare! Oh, ciccino mio! Mo ti tiro delle megattere nel sedere! Ok, finiamola di dire stupidaggini. Voi specialmente, e leggiamoci la descrizione di questo. Anello dei guardiani di Yunlois, gli attacchi di chi lo indossa riducono notevolmente l'energia del nemico. Yunlois esisteva per placare la fiamma furente, ma quando i suoi cancelli d'avorio vennero spalancati, il regno divenne freddo e desolato, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto, ragazzuoli, quindi questa era la culla del caos. Noi ci vediamo nel prossimo video, dove andremo a fare il culo ai giganti che ci separano dal nostro obiettivo. Ciao, ciao!